In attesa di sapere se saranno in 22 ad iniziare il torneo cadetto o si resterà a 21 e anche chi eventualmente verrà ripescato, continua la preparazione delle varie società interessate e il mercato che chiuderà i battenti praticamente subito dopo l'avvio. Intanto il Crotone, estromesso dalla Team Cup, ha reso noto che domani alle 17 in quel di Steccato terrà un amichevole con il Cutro del presidente Olivo, un test che servirà a Mister Drago per verificare i miglioramenti che già in qualche modo si sono visti nel match con la Casertana. Sarebbe stato più indicativo certamente l'incontro col Cesena, senza nulla togliere al Cutro, ma tutto sommato, per non perdere il ritmo, ben venga l'amichevole di domani. Purtroppo cambieranno i programmi. Se fossimo andati a Cesena ci sarebbe stato qualcosa di diverso. Il pensiero deve essere rivolto alla prima di campionato con la Ternana. Sì, sarebbe stato bello giocare col Cesena, però ormai Sarebbe stato anche utile per migliorare ancora di più. Certo. Questa abbiamo perso, ormai è andata, adesso testa al campionato e abbiamo 2 settimane per lavorare. Ovvio che se avessimo giocato col Cesena avremmo avuto un obiettivo settimanale, adesso va bene così. Saremo pronti per la prima di campionato. Anche se comunque rispetto alle amichevoli si comincia a vedere un Crotone tecnicamente e tatticamente migliorato. Sì, ma come ti dicevo, giorno dopo giorno noi stiamo provando a fare quello che il mister ci chiede e piano piano sul campo si vedranno cose migliori. Perdere ai rigori è poco importante. L'essenziale è che voi abbiate cominciato a capire quali sono i vostri limiti e quali sono le vostre potenzialità. Esatto, noi stiamo provando a fare quello che il mister ci chiede, stiamo lavorando giorno dopo giorno per diventare squadra e arrivare pronti per il campionato. È la prima volta che ti trovi così in un finale e dover passare il turno giocando ai calci di rigore? Sì. Una bella esperienza però. Infatti, è una bellissima esperienza, è nuova, ma molto, molto affascinante. Infatti questa partita che ci spetterà domenica prossima sarà innanzitutto affascinante, però ci renderà orgogliosi, ma ciò non toglie che dobbiamo fare la nostra figura, assolutamente, a prescindere dal fatto che sia una squadra di Serie A. Ma giocheremo come abbiamo giocato qua. Gregucci ha espresso i suoi complimenti al Crotone, io personalmente li esprimo a voi perché avete dimostrato di essere una squadra ben messa in campo, con le idee chiare, che segue i dettami del mister. Sì, io posso essere d'accordo con il mister Gregucci riguardo il parere che ha avuto per il Crotone. Il Crotone, noi ne abbiamo parlato, il mister ce ne ha parlato molto bene, ma le statistiche, i risultati... Avete giocato alla pari? Sì, alla pari, però il Crotone è una squadra di Serie B che se sta in B da 4-5 anni consecutivi non è un caso. Per cui c'è organizzazione, penso societaria, giovani importanti, non ci sono nomi eccellenti, ma secondo me nel calcio attuale quello che fa la differenza soprattutto in queste, la nostra soprattutto, ma anche in B soprattutto negli ultimi anni, è proprio questo: avere giovani, gente che vuole emergere, ragazzi che vogliono emergere, e se poi c'è un minimo di organizzazione si può andare avanti tranquillamente. Chiudo, siete nelle condizioni di proporvi, dimostrare quello che avete dimostrato oggi anche nel campionato difficilissimo di Lega Pro? Sicuramente noi vorremmo dire la nostra anche nel campionato. Che cosa puntate? Noi puntiamo a una salvezza comunque tranquilla, nel senso che non vogliamo rischiare. Poi se vengono i playoff o qualcosa in più, ben venga. Poi voglio aggiungere che, come si dice, il calcio d'agosto non ti conosco, per cui non è che ci siamo sparati tutte le cartucce tutte, mo dovremmo sudare, il campionato ci è complicato, quindi. E poi vorrei aggiungere riguardo Dezzi, io lo sono andato già a scusarmi pubblicamente, è stato un contrasto non voluto, per cui mi scuso anche pubblicamente, spero che comunque non sia niente di grave e possa tornare prima possibile in campo. Domani quindi a Steccato l'amichevole col Cutro per definire al meglio l'11 titolare che scenderà in campo con la Ternana, fermo restando che alcuni accorgimenti possono essere inseriti in virtù del mercato. Poi vediamo anche...